sono arrivati a motore spento per accendere le moto solo dinanzi alla chiesa. Decine di centauri questa mattina hanno accompagnato il feretro di Dylan la Greca nell'ultimo viaggio dello sfortunato ragazzo. Gli amici di sempre non lo hanno lasciato solo, si sono uniti al dolore dei genitori, del fratello e dei familiari del giovane morto nel pomeriggio di domenica in seguito ad un grave incidente stradale che si è verificato sulla provinciale 161 tra Casalvelino e Ascea. Dylan era a bordo della sua moto quando, in circostanze sulle quali vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti, presumibilmente è andato ad impattare contro un secondo mezzo a due ruote, guidato da un 26enne di Telese, in provincia di Benevento. Per quest'ultimo necessario ricovero all'ospedale San Luca di Vallo, ma non è in pericolo di vita. Non c'è stato nulla da fare invece per Dylan, probabilmente per lui è stato fatale l'impatto col guardrail dopo essere stato sbalzato a 50 metri dalla sua veicolo. Ieri si è tenuto l'esame autoptico sul corpo del 22enne, condotto al nosocomio Vallese dal medico legale Adamo Maiese, ma anche in questo caso c'è il riserbo che verrà sciolto soltanto nei prossimi giorni. Sul caso è stato infatti aperto un fascicolo di indagine presso la procura di Vallo. I familiari, mamma Maria, papà Massimo e il fratello maggiore Mario, gli amici, semplici conoscenti e compaesani, questa mattina hanno affollato la chiesa di Sant'Antonio di Omignano per l'ultimo saluto a Dylan.